Vicenda in merito all'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita. La signora convenuta decede durante il giudizio, pertanto, a seguito di interruzione successiva e riassunzione del procedimento, vengono convenuti gli eredi, i quali soccombono. Questi propongono appello eccependo la nullità del giudizio di primo grado, in quanto non avevano ricevuto, a seguito dell'interruzione del giudizio, la notificazione dell'atto di riassunzione. Atto notificato agli eredi impersonalmente e collettivamente nel luogo ove la deceduta aveva risieduto. Al contrario, si sostiene che ultimo domicilio della medesima si sarebbe dovuto considerare presso la casa di cura che la ospitava. Cosa stabilisce la Cassazione? Pure nell'ipotesi ove il destinatario di una notifica si è trasferito presso una casa per anziani, la notifica può essere eseguita validamente presso la sua abitazione. Il ricovero in una casa di riposo non implica il trasferimento di domicilio, poiché si fatto trasferimento necessita di una scelta volontaria.